Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, qui vi parla Essimo Dan 2000. Oggi ragazzi siamo tornati su Batman Arkham City per la 18ª parte della nostra serie. Mi raccomando ragazzi, come in ogni episodio vi invito sempre a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate il video, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi soprattutto al canale ed attivate la campanellina. Mi raccomando ragazzi, non dimenticate questi passaggi fondamentali. Detto ciò ragazzi, buttiamoci subito nell'avventura. Let's go! Dunque ragazzi, se vi ricordate, nell'ultimo episodio eravamo appunto qui con Catwoman, dopo che praticamente Batman è stato, diciamo, sommerso da dei detriti nella casa di divertimento di Joker nella sua acciaieria. Dato che a quanto pare Batman ha cercato di introdursi nella acciaieria per recuperare la cura per la malattia di Joker, ma a quanto pare Joker sembra che se ne sia impossessato di questa cura. E purtroppo Batman è svenuto. Joker è a tal punto da volerlo uccidere. Ma Talia è intervenuta appunto in suo soccorso e sembra che si sia, diciamo, tra virgolette, sacrificata affinché Batman potesse sopravvivere, anche se adesso non sappiamo che fine ha fatto Batman perché siamo entrati nei panni di Catwoman. Anche se però Batman ha notato che il segnalatore che ha utilizzato per rintracciare la Lega degli Assassini adesso ce l'ha Talia e l'ha utilizzato anche affinché poi Batman potesse trovare sia lei che Joker. Nel frattempo Catwoman a quanto pare ha deciso di contrattare con la nostra cara amica Poison Ivy e a quanto pare Catwoman ha offerto a Poison Ivy l'opportunità che se lei avesse trovato la piantina di Poison Ivy sarebbe potuta poi essere libera. Quindi a questo punto ragazzi il nostro obiettivo però non è assolutamente quello. Il nostro obiettivo è trovare, possiamo dire, diciamo, gli oggetti confiscati di Catwoman nella cassaforte di Strange, dove ci sono tutti gli oggetti confiscati dai detenuti. E quindi a questo punto stiamo soltanto usando Poison Ivy, perché lei ha le forze necessarie per riuscire a scassinare a questa maledettissima cassaforte. Quindi a questo punto, ragazzi, andiamo subito. E non vedo l'ora di scoprire il seguito, ragazzi, e credo anche voi, di ciò che è accaduto a Batman, perché davvero io. Cioè, la trama di questo gioco poi è sempre più bella. Perché ogni volta c'è sempre, possiamo dire, una parte che lascia con, diciamo, ecco, ti lascia quella voglia di voler sapere sempre di più, quindi vediamo un po'. Allora, ed eccoci qua. Perfetto. Dunque, dovremmo essere arrivati. Allora, controlliamo un po'. Sì, ecco, quelle sono le. Ah, quelle sono le guardie Tiger. Pensavo fossero dei detenuti. Ok. Boom! Vai così, Catwoman. Op. Non ci provare a usare l'arma. E tu non provare a colpire Catwoman, che tu, sei molto antipatico. Olè. Olè. Ah, vieni qua, adesso ti do un po' di zampate. Ma dai, per favore, quanto cavolo finiamo col pestaggio? Proviamo. Però è resistente, capisco che avevi l'armatura, però stavi superando un po' troppo la tua resistenza, braccio rotto, e a te invece una bella zampata da dietro. Ti fa male, capisco. Bene, allora dunque, stiamo vedendo qui. Questa deve essere l'opera di Poison Ivy, guardate. Vedete ragazzi? Praticamente, ecco, quella è la cassaforte che dobbiamo, diciamo, dobbiamo riuscire ad entrare in quella. Beh, diciamo in quel luogo lì, possiamo dire in una galleria, in cui in quella galleria c'è appunto la cassaforte. Infatti, vedete, questa è E opera di brava, Poison Ivy. Ivy. Come amica della terra non ti batte nessuno. Scommetto che stai scavando per entrare nella cassaforte di Strange. E infatti. Bene, a questo punto ragazzi, dobbiamo andare qui, giusto? Controlliamo. Sì, perfetto, andiamo. Bene, non vedo l'ora di sapere anche Batman che fine ha fatto perché sono preoccupato, eh. Guardate che nell'ultimo episodio, ragazzi, che poi tra l'altro, perdonatemi se nell'ultimo episodio c'è stato quel taglio, ma ho dovuto farlo forzatamente dato che avevo avuto un problema con la registrazione, quindi perdonatemi. Ma comunque vi ho spiegato tutto. Adesso. Ecco Ecco il qua, rampicante di però. Ivy ed ecco il magazzino. Brava Rossa, ora entra lì. Bene, quindi siamo appunto in queste fogne qui. Corridoio crollato. Bene, complimenti, Ivy. Ok, bene, cassaforte oggetti confiscati e siamo arrivati. D'accordo, allora, vediamo un po'. Le guardie Tiger, ragazzi, dobbiamo sempre stare molto attenti perché non sono dei semplici detenuti. Assolutamente no, sono delle armi che sono. Delle armi. Sono delle guardie con armi potenti. Ed eccoci qua. Ok,
Ok, ecco la cassaforte. Ha un protocollo di sicurezza standard a 3 chiavi. E io che pensavo che avessero imparato la lezione. Le chiavi dovrebbero essere laggiù, nelle tasche di quelle guardie Tiger. Hai ragione. Quindi ora andiamo a prenderle, Selina. Devo agire in fretta senza farmi vedere. Un solo passo falso, le protezioni scatteranno chiudendo definitivamente la cassaforte. Oh, quindi dobbiamo farci vedere. Ok, iniziamo da te a questo punto, vediamo un po'. Svuota tasche, subito. Vai. Bene. Ho visto una cosa luminosa, quindi a questo punto, ragazzi, mi sono avvicinato e l'ho presa. Quindi sono queste le chiavi. Bene, 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 bene. Controlliamo un po' quale situazione. Sono delle... Guardi Tiger... Sembra che ne siano... Sembra 5. Siamo a 2. Adesso manca soltanto una, se non sbaglio, perché ne sono 3. Le parti. Vediamo un po'. Allora, quindi è lì, d'accordo. Quindi è qui che vi ritrovate sempre, Guardi Tiger, giusto? Ok, va bene. Vediamo un po'. Spero che non mi vedano quelle da dietro. Vai, subito. Ho tutte le chiavi. Grande. Alla stanza di sicurezza. Ora. Subito, torniamo. Perché infatti, vedete, ragazzi, lì è la cassaforte. E poi ci sono quelle due Guardi Tiger. D'accordo. Che poi, tra l'altro, ragazzi, il protocollo 10 in tutto questo sta anche per iniziare. Mi sembra che manchino solo 5 minuti. O meno di 5 minuti. Ok, eccoci qua, perfetto. Utilizziamo subito queste chiavi. Bene. Che succede? Perfetto. Qualcuno apre la cassaforte. Esercitazione. Non ne sappiamo niente. Ascoltate, c'è un intruso. Dividetevi e cercatelo. Niente prigionieri. Muoversi. Quindi sapete che c'è un intruso, non sapete che quell'intruso? Credi che sia Batman? Spero di no. Abbiamo ordini speciali per lui. Speciale. Bene, e qualche avanzo di Arkham in cerca di soldi facili. Potremmo divertirci un po'. E non penso che un avanzo di Arkham sia così capace di entrare in un posto del genere così sorvegliato. Mi piacerebbe che fosse Batman, però purtroppo Batman, ragazzi, non sappiamo che fine ha fatto. Cioè... Quindi dobbiamo muoverci. Più che altro pure perché sto protocollo 10... Non mi fido di Strange. Non mi sono mai fidato. Infatti poi, tra l'altro, anche grazie a Quincy Sharp abbiamo scoperto che è stata soltanto colpa delle droghe che gli erano state praticamente iniettate a fare queste cose. Non ti far vedere da qua. Attenzione, dai, via via da qua subito. Ok. Quindi stavo dicendo, appunto, è stato Hugo Strange a iniettare delle droghe a quanto pare, diciamo, nel corpo di Quincy Sharp. E Quincy Sharp, appunto, essendo un emerito coglione, a questo punto ha fatto costruire questo carcere di massima sicurezza, dove che però non lo è per niente, perché cioè... Ecco, li distruggo così a te, vai, forza, cercate di prendermi. Non ci riuscite, vero? Idioti. Conferma visiva, il bersaglio è entrato nell'acciaieria. Ripeto, Batman è nell'acciaieria. Sì, Batman è nell'acciaieria. Ora c'è il bersaglio prioritario. Il protocollo 10 spazzerà via Batman e Joker dalla faccia della terra. Addirittura. Bersagli impostati. Che il protocollo 10... No, e dai, eri l'ultimo. Perché sempre l'ultimo deve venire alla festa? Inizio tra 3, 2, 1... 1... Oh, ma che cazzo? Oddio, ragazzi, è iniziato il protocollo 10. Ho sentito dei boati sopra che... Hai portato chiusa a chiave, ti pare io. Non aspetta, meno che cazzo stiamo facendo, se no dobbiamo andare dall'altro lato. Ragazzi, il protocollo 10 è iniziato, quindi Batman sapete che è entrato nella acciaieria, però non sappiamo che fine ha fatto. Cazzo, vorrei sapere che sta succedendo in superficie, però prima... Noi siamo qui per un obiettivo principale. Questa gatta ha trovato un bel topolino. Guarda quanti soldi. La piantina. Mi volevi legata alle tue piante? Scordatelo. Oh, ti fa tanto male, Ivy. Vendetta, vendetta vera. Guardate qua quanti soldi. Sono tutti oggetti confiscati ai detenuti. Un sacchiottone, come qua. Prima la ricetta, vai, vediamo. Abbiamo preso l'intrusa, a quanto pare. Datele una lezione.
La serata continua a migliorare. Batman morirà presto. E ora anche tu sei nelle mie mani, signorina. No, Batman non morirà. Perché Batman è immortale. Vorrei solo sapere se il protocollo 10 alla fine se era davvero qualcosa di così drastico come ha detto anche il commissario di polizia James Gordon, che a quanto pare durante un consiglio, mi sembra, sembra che Strange abbia detto che questo protocollo 10 era una misura estrema, vaffanculo a te, eh? Una misura estrema, boom, che bisognava essere presa soltanto durante... Acciaieria colpita. Batman è a terra, ripeto, Batman è a terra. No. Beh, aspettate che il protocollo 10 sia in vigore e fate recuperare il corpo di Batman. Ricevuto, signore. C'è Batman. Ragazzi, è lui. E sotto i detriti ancora. No, Batman, no. Non puoi lasciarci, eh. Forza, Selina, puoi farcela. Esci subito di qui e abbandonalo. È facile. Non te lo perdoneresti mai, Selina. Salva Batman e poi vattene da qui. Non morirà di certo. È Batman, no? No, io non posso lasciarlo là. Però, ragazzi, quindi avete capito. Se andiamo a destra, possiamo scappare da Arkham City col bottino. A sinistra invece salvarlo. No ragazzi, no, io non posso abbandonarlo. No, no, no. Assolutamente. Selina, anche tu hai un cuore. Quindi non puoi abbandonarlo. Non puoi assolutamente. Però sarei curioso di sapere com'è Gotham City là fuori. Ma io non posso abbandonare Batman. Perché senza Batman Gotham City non esisterebbe più. Quindi fai la scelta giusta. Da quando in qua hai una coscienza? Ce l'hai sempre avuta, veramente. Non si finisce mai di lavorare, eh? Tieni duro, bel fusto. Arrivo a salvarti. Grande Selina, così ti voglio. Avanti. Mi dispiace per il bottino, ma qua... Cioè... Dobbiamo assolutamente... intervenire, avanti. Fantastico. Che cazzo? Questa cosa rinuncio per te, Batman. Vedi di non essere già... essere parte del protocollo 10. Infatti, Batman... Vedi di non essere già morto, eh. E comunque vi stavo dicendo, ragazzi, che appunto il protocollo 10 è una misura di sicurezza estrema. Quindi vediamo un po' se è così. Siamo già arrivati. Bene, bene. Guarda Batman. Chi c'è qui. Dai, coraggio. Pensavo che a te servisse il mio aiuto. Hai ragione. Ho paura di essermi spezzato un'unghia. Tu fai pure il musone. Delle battute mi occupo io. Ora sappiamo entrambi cos'è il protocollo 10, no? Se hai intenzione di fermarlo, devi fare presto. La tuta di Batman praticamente è tutta distrutta. Ma nel profondo sa che ho ragione. Dannazione. Oracle, non perdere il segnale d'Italia. Ok, la torre è chiusa. Non si può entrare senza i codici. Il programma di controllo sarà su uno degli elicotteri. Devo trovare quell'elicottero. Ma vabbè ragazzi, ma che spettacolo è questo gioco. Io veramente non ho parole. Abbiamo vittime multiple. Cioè, quindi allora ragazzi, non so se avete capito, adesso vi spiego tutto io. Ok, vediamo un po'. Quindi così. Quindi ragazzi, dobbiamo trovare praticamente
il punto di controllo che appunto diciamo possiamo dire è quello che viene utilizzato dalle guardie Tiger. Settore 3, torniamo alla base. Allora ragazzi, quindi è questo il protocollo 10. Una misura estrema, come avevo detto prima. Una misura estrema praticamente per uccidere ogni criminale di Arkham City. Ecco perché Hugo Strange praticamente ha dato delle armi a Joker, affinché Hugo Strange avesse la scusa pronta per dire appunto ai consiglieri di Gotham che qualcuno sta dando delle armi. Quindi qui serve una misura drastica, altrimenti potrebbero uscire da Arkham City. Quindi è tutto un suo piano. Prima ha dato le armi ai criminali di Gotham e poi ha lasciato che si praticamente uccidessero a vicenda. Ha usato la scusa delle armi, così ha potuto attuare subito una misura di sicurezza estrema per risolvere tutto. Quindi ha voluto... questa praticamente è la sua purificazione, possiamo dire, ragazzi miei. Veramente è una cosa incredibile. Quale mente diabolica potrebbe attuare un piano del genere? Io davvero non ho parole. Una cosa davvero incredibile. Io rimango sempre di più scioccato. Bersagli multipli allora acquisiti e neutralizzati. E quindi a questo punto, ragazzi, cosa altro è successo? Che quanto pare Batman, diciamo, adesso vuole assolutamente andare nelle fogne e cercare Batman e Joker. Però Alfred e Oracle giustamente hanno detto che, diciamo, non è giusto che per una sola vita sacrifichi quella di 100.000 persone, ovvero il criminale di Arkham City. Perché comunque, nonostante fossero criminali, sono persone, Batman li deve salvare, sia loro che anche tutta Gotham, perché non so Strange cosa potrebbe fare anche per Gotham. Quindi ragazzi, a questo punto Batman giustamente adesso è furioso, è furibondo, perché non può più seguire il segnale di Talia che vuole andare a salvata, perché è la sua amata. Ma deve prima fermare Strange e poi dopo penseremo a Talia. Adesso dobbiamo... che lancio un missile rilevato? E dove? Lo abbiamo trovato. Ma dov'è sto missile però? Oh cazzo! Ma che cazzo? Esplosione gigantesca. Ma che cazzo è stato... No, dopo dobbiamo andare a vedere là che cazzo è stato colpito. Allora, dunque, dove stai tu l'elicottero che ti ho trovato prima? Ecco di qua. Ok, quindi adesso dobbiamo recuperare i dati delle guardie Tiger per riuscire a entrare nella Wonder Tower. D'accordo. Vediamoci subito. Coraggio. Ok, vai. Lo sto carro rampino che ci aiuta sempre, perfetto. Ok, vai. Abbiamo premuto il tasto quadrato. Bene. Ho il codice. Sto andando alla Wonder Tower. Bene. Stai facendo la cosa giusta. Usa il codice per entrare nella sala guardie del cancello principale. Se succede qualcosa a Talia, di ad Alfred che è tutta colpa sua. Beh, so che ci tieni a Talia, Batman. Ma adesso dobbiamo andare alla Wonder Tower. Coraggio, amico mio. Ragazzi, ditemi voi se questo gioco non diventa più spettacolare ogni giorno che passa. Davvero, una cosa incredibile. Perfetto. Quindi a questo punto, ragazzi, il nostro obiettivo è andare alla Wonder Tower e fermare Strange. Inoltre, non dobbiamo farci vedere gli elicotteri, perché siamo una minaccia per loro, perché effettivamente siamo adesso anche noi nell'Arkham City, quindi devono eliminare anche noi. Perché infatti, se avete visto prima... Ah, tra l'altro questa dall'inizio del gioco sta qua. Questa è la cassa della tuta di Batman. Dall'inizio del gioco... Cioè, che sto dicendo? Dobbiamo stare alla larga dagli elicotteri, dato che a quanto pare siamo una minaccia anche per loro. Che giustamente siamo anche noi a Arkham City, quindi perfetto. Comunque è uno spettacolo questo gioco. La colonna sonora, tutto. E voi dovete farmi sapere nei commenti se è davvero così, ragazzi, perché la verità. Perfetto. Quindi ecco qui, dobbiamo andare di là, che stanno anche dei cecchini. Va bene, ragazzi miei. Allora, forse quello che sto per fare è una cattiveria, però io direi che questo fantastico episodio, perché è stato davvero fantastico, può concludersi qui, perché ragazzi voglio che andiamo praticamente a prendere Strange nel prossimo episodio. Io non voglio che adesso venga un episodio troppo lungo. E direi che a questo punto, ora che vi ho fatto vedere che il protocollo 10 è iniziato, tutto quanto, direi che questo episodio di Batman Arkham City può concludersi qui. Mi raccomando ragazzi, come in ogni video, vi invito sempre a lasciare un bel like se vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ma soprattutto ragazzi attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. A questo punto ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo fantastico video di Batman Arkham City. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!